Ringraziamo Antonino per essere con noi di castingeprovini.com. Grazie a voi. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, anche se è notissimo al grande pubblico, la tua partecipazione con la vittoria ad Amici. Sì, nel 2005, fu un'esperienza fantastica. Anche se subito dopo Amici comunque hai avuto un'attività anche intensa, perché sono usciti diversi album. Guarda, ho pubblicato due album con la Sony BMG, sono andati anche molto bene. Tra l'altro, dopo poco tempo ho partecipato a due dei festival più importanti d'Europa, li ho anche vinti rappresentando l'Italia. Quindi ci hai fatto onore. Esatto. Insomma, sui giornali d'Italia non si è saputo, però in Europa si è sparsa la voce, quindi insomma è andata molto bene. Al mio ritorno in Italia dovevo ripartire per andare a Londra per trasferirmi, stavo facendo dei casting lì e c'è stato un concorso qui in Italia, si chiamava Io ci sono, in collaborazione con Ted Zenis. Mara Maionchi e Platinet cercavano la voce più interessante dei 10 anni di Amici e il pubblico italiano mi ha ridato fiducia. E una bella soddisfazione. Bellissima soddisfazione, anche perché mancavo dalle scene da 3 anni e non me l'aspettavo assolutamente. Vuol dire che il ricordo che era rimasto era veramente buono. Ricordiamo insomma l'ultimo lavoro dall'incontro anche con Mara, Costellazioni, bellissimo video tra l'altro. Ti ringrazio, è uscito lo scorso 11 ottobre, è veramente per me motivo di orgoglio poter lavorare con lei, perché io la ritengo sì la discografica più forte, più in gamba d'Italia, ma anche quella che probabilmente ti lascia più libero. Certo. Per un artista. Infatti, è tutto. Mi è sembrato che questo video e soprattutto poi la canzone rispecchiassero molto quello che è la tua capacità artistica. Non dico che mi ha lasciato carta bianca, perché Mara è quello tosta. È impossibile. Mara è tosta, però mi ha lasciato esprimere. E ancora di più nell'album che uscirà. Infatti, a breve. Tra l'altro ce l'hai in uscita già un altro brano. Sì, guarda, tra un mese e mezzo la data non è ancora sicura, però dovrebbe cominciare questo serale speciale di Amici in cui Maria richiama i big, i vincitori. E vedremo cosa succederà. Ah, quindi ci dai questa anticipazione, insomma. Sì, quindi sì, a breve ti rivedremo nel serale di Amici. Quindi posso dirlo anch'io. È ufficiale, sarò al serale di Amici. È una sorta insomma di epilogo dei vari big che siete stati naturalmente. È una celebrazione dei 10 anni di Amici. Sarà un grande spettacolo, secondo me. Ok, quindi ti rivedremo comunque ad Amici dopo che hai lasciato un bellissimo ricordo, anche perché tu sei probabilmente uno dei ragazzi più amati della varia trasmissione, per cui è bello sapere di essere apprezzati non solo come artista ma anche da un punto di vista umano. Certo, è la cosa principale secondo me. Naturalmente noi siamo un sito internet che si riferisce molto a persone che vogliono fare la carriera che stai facendo tu, sì. Quindi tu magari da ragazzo sognavi di riuscire ad entrare nel mondo dello spettacolo, quello che hai trovato nel momento in cui sei riuscito ad entrare è quello che immaginavi da ragazzo o ci sono molte differenze? Guarda, faccio un piccolo passo indietro, io parto da una città molto piccola che si chiama Foggia, certo. Dove non c'era nulla. Ho pagato il mio biglietto 23.000 lire all'epoca per andare quando a Roma. Quando c'era ancora la lira. Esatto, l'ultimo anno della lira. Feci questi casting e andò bene. E chiaramente da lì mi si è aperto un mondo. È chiaro che non bisogna partire con la cosa, adesso vado a Broadway. Cioè, stare con i piedi a terra, provare, riprovare finché insomma qualcosa non succede. E soprattutto ci vuole tanta oggettività. Ok credere in se stessi, però se poi effettivamente non hai delle doti, cioè... Certo, devi stare ben attento. Poi ti vediamo con un bellissimo look in ordine. Bene, è Mara che ti ha messo in riga. No, io sono a dieta da... Ma questo me lo stanno dicendo tutti perché ho perso 25 kg. Però io ho conosciuto Mara l'estate scorsa e sono a dieta da 3 anni. Ma è una cosa mia personale, perché insomma non c'entra niente lei. Perfetto. Va bene anche per lei, è molto contenta anche lei. Però certo. Non è per Mara. Immagino. Altrimenti andiamo a emulare Tiziano Ferro è unico, è lui, quindi... Vabbè. Siete due voci diverse, esatto. Insomma, completamente. Ti ringraziamo per essere stati con noi di castingeprovini.com, quindi aspettiamo di rivederti presto nel serale e ti seguiremo volentieri. Ti ringrazio, buon lavoro. Grazie Antonino. Ciao.